Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Esatto, su Minecraft stiamo arricchendo il ferro. Esatto, con questo qua, che è il Metallurgic Infuser. Questo qui ci produrrà l'Enriched Iron, il quale poi ci servirà per fare le steel. Aspettiamo, attendiamo e cerchiamo di tirarne fuori il più possibile perché abbiamo bisogno tanto di acciaio, tanto tanto acciaio. Nel frattempo incominciamo a fare qualcos'altro da questa parte qua, ovvero dovrebbe esserci il bronzo, ce l'abbiamo. Compressed iron, smesso steel. Stiamo andando a creare questi. Heavy duty plate. I heavy duty plate cercano l'alluminio e il bronzo. Alluminio e incominciamo a creare anche qua delle piastre. Speriamo che lui abbia finito. 12. Direi che per adesso lo fermiamo qua. Ok. Adesso da questo dovrebbe darci, se tutto va bene, lo steel dust. Steel dust, questo qua. E here we go! Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo lo steel dust. Da questo ci procuriamo tutto il resto. È finita la corrente. Già, è finita la corrente. Costa troppo. Dobbiamo crearci pannelli solari subitissimo. Perché credo che forse adesso full solar panel, single solar panel. Dobbiamo cercare il lapislazzuli. Avendo il lapislazzuli, riusciamo a fare tutto. I lapislazzuli sulla vaniglia ne trovavo tantissimo. Speriamo che sia lo stesso di qua e non come questo, che è stato veramente difficile. Andiamo a cercare il lapislazzuli, che è quello che ci serve. E come potete vedere sto scavando sempre nello stesso punto, ma non lo trovo. Sto cercando di ampliare la zona di scavo. Questa ormai è diventata la mia cava, però non riesco a trovarlo. Forse dovrei scavare più in alto invece che scavare dove c'è la bedrock. Quindi penso proprio albilmente che andrò a scavare un po' più in alto della bedrock. Raccolgo gli ultimi materiali qui e poi mi trasferisco un livello un po' più sopra per vedere se sono più fortunato. Perché qui mi sa che non c'è più niente. Ok, appena detto non c'è più niente, ta-da! Ce l'avevo proprio sotto il naso e non la vedevo. Eccola qua, lapislazzuli, signori. Uno, due, tre e quattro. Ok, possiamo fare i pannelli solari. E quindi abbiamo, direi, quasi energia infinita. Ci stiamo avvicinando, signori. Stiamo, non dico subito, ma fra poco lasceremo questo pianeta. A breve. Intanto raccolgo quest'oro che non fa male. Sto trovando di tutto e di più qua sotto. Cioè, non so se forse è la mod che ti dà tanto materiale. Non ne ho la più pallida idea, ma sto trovando veramente tantissimo, tantissimo materiale. E questa cosa è ottima. Direi di portarmi via quasi tutto, anche l'alluminio. Come al solito, sto morendo di fame e dobbiamo mangiare qualcosa. Mangiamo subito perché sono proprio esatto al limite. Dopodiché possiamo incominciare
Esatto, a fabbricare qualcosa perché abbiamo preso tanti materiali, tra cui abbiamo trovato. Ho trovato anche gli altri diamanti che sono sempre utili. 1, 2, 3, 4. Cominciamo a smeltare qualcosa. Ah, in effetti dovremmo fare la steel dust. Quindi questo. Dov'è? Dov'è? Qua. Incominciamo a produrre lo steel. Eccolo qui, here we go. Nel frattempo, una fornace sola mi sa che non ci basta. Io ne creerei un'altra. Perché? Anzi, facciamone altre due. Sposterei questa se riesco. Grazie. E fornace e fornace. E poi questo qui a questo punto lo mettiamo di qua. Anche se. Sì, possiamo anche fare così. Questo lo prendiamo e lo mettiamo, non so perché, ma lo orienta sempre così. Così. Esatto. E ci siamo creati una bella linea di lavoro. E qui ci vorrebbe un'altra cassa, perché i materiali stanno diventando sempre di più. Qui. E per adesso. Vediamo un attimo, io metterei un baule qua. Poi ci prendiamo un bel po' di core qui e qua e incominciamo a produrre iron e tinore. Mi sa che ci serve ancora un'altra fornace per essere più veloci ancora. E quindi ne creiamo una e due. Così chiudiamo il muro, una e due, e da qui creiamo altri lingotti. Signori, questo è il nostro laboratorio, questo e questo. Perfetto, e direi che possiamo andare a dormire. Con quel mob, però due mob li vorrei uccidere, sai? Perché, no, beh, siamo a livello 31. Sì, quella è la nostra farm. Con le mutande di fuoco. Ma dai. Non c'è un Enderman? No. Non c'è un Enderman. E buongiorno, un'altra bellissima giornata su Minecraft, dove noto che sta diventando sempre più pericoloso qua fuori, eh? Sempre più pericoloso. Oh, una carota, grazie. Bello, mi serve. Io lo so che ci sono. Guardate chi c'è. C'è la strega. L'Enderman. C'è anche il ragno qua sopra. Quindi fermo così. Via. Ciao Endermino. Come stai? Evaristo. Ah, sei morto. Non mi ha lasciato nulla però. E vai, grande. Di solito ci sono sempre due Enderman. Dovrei anche raccogliere tutta questa. È la nostra farm. Io lo so che è qua da qualche parte. Me lo sento, è qui vicino. So che mi farà un'imboscata. E adesso veniamo a noi. Qui dovrebbe essere pronto stilingot. Ok. Ingot e qui oringot è bellissima e smettiamo anche questo piombo, rame, alluminio e osmio umore.
1, 2, 3, 4 e 5. E voilà! Ma questa? No! Basic Decontamination Unit? Ma veramente esiste la Basic Decontamination Unit? Cioè, ci decontamina? Mercury Battery. Ma non ci interessa, perché oggi volevamo fare il solar... Ok, solar panel. Dobbiamo fare i wafer prima, sicuramente. Questo Solar Neutron Activator. No, owner. Signori, è bellissimo tutto ciò. Mojang, per favore, fai la 1.15 o la 2.0, che di solito si dice sempre software 2.0, fa che si possa andare in un altro pianeta. Se riesci a farlo, Mojang, non ce n'è per nessuno. Minecraft diventa il gioco definitivo. Ok. Iniziamo a fare questo. Advanced. Per fare l'advanced, ok, ci vogliono tutti questi materiali. Per fare questi materiali ci vogliono questi. Però per fare il single module, che ce ne vuole solamente uno, con uno si fanno 1, 2, 3, 4. Aspetta, perché sennò compressed crystal non possiamo farlo. E allora ci serve di fare questo. Ma scusami. Ah, basic. Ah, ecco, appunto dicevo, questo qua non possiamo ancora farlo. Ok, quindi a questo punto invece di fare il basic, io farei direttamente l'advanced. Aia. Signori, dobbiamo fare l'advanced. Ok, iniziamo. Allora, ci serve un repeater. Ci servono due torce. Ok, questa qui. Questo. Ah, vuole le stone. Le stone ce le abbiamo sopra. Andiamo a prendere subito le stone. Scendiamo giù e facciamo il repeater. Ok, ce ne serve uno. Quindi andiamo a prendere diamante, i repeater ce l'abbiamo ed era qui, no, scusa, qua. Ok, repeater, e quello c'è già, non so perché ma ho sempre paura di metterli tutti i diamanti. Ok, in teoria dovrebbe incominciare ad andare. Non va perché pure l'energia c'è. Che io abbia sbagliato qualcosa? Allora, un repeater, un redstone, raw e diamante. Allora, repeater, un redstone, raw e diamante. Battery slot, places... No, vabbè, ti do match, cioè non capisco. Datemi questo. È al massimo l'energia. Ah, era al massimo, non era al massimo, era un fake massimo. Ok, nel frattempo che lui fa quello, raccogliamo qui. Ci ha dato un sacco di XP, ci piace. 1, 2, 3, 4, l'ha fatto. Abbiamo l'advanced. E quindi dall'advanced, adesso dobbiamo fare il full solar panel. Per fare un singolo abbiamo il vetro. Vetro, ok, lapislazzoli è questo. Vai, il lapislazzoli ce l'abbiamo.
Era qua? Dov'era? Qua. Ok, iniziamo. Lapislazzuli. In teoria ce ne basta solamente uno di diamante. E nel frattempo, che lui fa quello, dobbiamo andarci a prendere il vetro. Io di vetro, se non sbaglio, ne avevo tanto. E invece no. Ce lo dobbiamo fare. Ok, ce lo facciamo giù. Beh, ho messo. Fai tanto tanto vetro. Ok, li ha fatti. Lapislazzuli ci riprendiamo, questi li lasciamo e andiamo qua. Perfetto. Questi ci servono. Il wafer ce lo mettiamo qua, questo lo spostiamo. Ci servono i vetri. E adesso, signori miei, dovremmo quasi esserci. Giusto. Quindi questi vanno qua, questi vanno qua e questi vanno qua. E uno e due. Esatto. Noi ce ne servo. Ok, ce ne serve uno gigante. Ce ne servono altri due. Ok, facciamone altri due e ci siamo. Ovvero così. Perfetto. Questo lo togliamo. Questi non ci servono. E in teoria, se non mi ricordo male, era qualcosa del genere. Sì, ci siamo. E adesso. Steel, 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 4 steel e cavi grossi. Allora, gli steel ce l'abbiamo. Quindi. No. Questi qua. Ah, questi qua è cavi grossi. Alluminio e purple. Ok, alluminio, ingotto. Quanti ce ne servono? 3, 2. Perfetto, andiamone a prendere. Ci serve. 4 di questi. Devo spostare, mi sa, tutto giù in modo tale da avere tutto a portata di mano. Grazie. E l'alluminio. Ah, si può fare anche. Ah, anche il contrario. Alluminio ingot. Allora, l'ingot di alluminio. Perché non ci serve, quindi alluminio. Questo. E adesso finalmente compresse di steel. Quanti ne abbiamo? Compresse di steel. Una sola. Ma io non avevo. Ah, eccolo qua. Giusto, ha ragione, dobbiamo farle. E poi, per ultima cosa, lo steel pole, che ci vogliono 3 compressi. Bello. Non so se ce la facciamo solamente con questi, eh. Cioè, qui c'era un wafer. Ah, eccolo qua. Mi ero già preoccupato. Il pole va qua, giusto? Sì, e i 4 steelman ai lati. No, ecco. Giusti, giusti, signori. Ce l'abbiamo quasi fatta. Uno, due. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo il nostro sistema solare. Abbiamo il nostro pannello solare, il nostro primo pannello solare e potremmo dire addio a questa. Iniziamo a cercare di capire dove posizionare
il nostro pannello solare. In teoria sul tetto, e dovremmo essere quasi giusti se ci mettiamo nell'angolo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 blocchi. O partiamo da questo angolo oppure da questo, significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 saremmo qui. E potremmo fare un'antenna qua. Sì, iniziamo a fare la nostra prima antenna. Ok, ci costruiamo un bel po' di scala perché ci serve. Forse sono precisi, bravissimo. Questo è il nostro array. Da qua scenderà il cavo e lì ci faremo il nostro centro di controllo del pannello solare. Ok, allora questo qui, perché mi serve togliere quello? Ok, allora cominciamo a fare questo lavoro qui. Facciamo la nostra bellissima piattaforma. Per adesso la facciamo così. Ok, in modo tale che da qui scenderà il cavo. Ma stavo pensando anche che potevamo fare una roba del genere. Che è un po' più bellina, diciamo. Ecco fatto. Non male direi. Ma ho sbagliato, perché il cavo non deve scendere da qui, ma deve scendere dall'altra parte. Cioè più indietro. Uno indietro. E qua. E questo qua. Ok. Allora, entriamo qui. Chiudiamo. Con questo to grazie. Quelle piccole non si possono tosare. Ok, non è questo, è questo. So che sto sprecando, però devo fare un test. Esatto. Sì. Ma ci blocca. Si può salire, però ci blocca. Perché? Sì. Si passa. Così invece di avere il cancelletto lì, abbiamo questo. E non è male, è molto più veloce di fare apri e chiudi. Track e usciamo. Lo metteremo al centro domani mattina, perché adesso... Diciamo che fuori è un po' pericoloso. Perché c'è la porta aperta qui? Perché manca la plate per terra. Buongiorno signori, bentornati su Minecraft, dove la mattina si fa un po' di esercizi ginnici. Tu perché non prendi fuoco? Ah, eccoti, perché eccoti. Io dicevo, chi è che mi ha sparacchiato? Dove sono i creeper? Lo so che ci sono. Ogni mattina ci sono i creeper. Guardalo che si difende nella mia coltura. Grazie. Non ce n'è. Stamattina niente creeper e sto morendo di fame e vorrei mangiare qualcosa. E allora ci mangiamo questa bella costoletta. Ah, eccolo lì il creeper.
Mi sembrava strano. Che non c'eri. Ciao. Guardalo, guardalo che vuole esplodere. Ok. Ripulita la zona, come ogni mattina, questo è lo sport mattiniero oramai, andiamo a incominciare a installare i nostri cavi e... Ho visto qualcosa di strano. No, eh? Ok, e vediamo anche come si deve posizionare il nostro pannello solare. Dunque, vediamo un po'. Ma che cosa fica! Ma è bellissimo! Ma è stupendo tutto ciò! Quindi a questo punto noi potremmo metterlo non così, ma bensì cos'ha, in modo tale che ne facciamo un tutti quelli che li metteremo qua e da qui scendono i cavi. Quindi mi sa che forse 12 non ci bastano. Esatto, poi fa track e da qui dobbiamo scendere. Mi ci fai scendere? Grazie. Riusciamo? No, eh? No. Vabbè. Dobbiamo optare per un altro sistema, e ovvero il classico sistema alla Minecraft. Che è questo. Ok, troppo. Uno, due... E 3. A questo punto potremmo stare anche molto più in basso, perché secondo me possiamo fare così. Esatto. Minecraft style. A questo punto 1. E dannazione, ci serve tanto altro cavo. Ok, ci siamo, ci siamo. L'ultimo pezzettino di cavi. E poi abbiamo l'alimentazione. Togliamo questo blocco. L'alimentazione. Ok. Ah, si congiunge. Perfetto. Mi interessava proprio quello. Quindi adesso è carico e abbiamo tutta l'energia che vogliamo con il pannello solare. Ne dovremmo fare un altro, perché non so quanta corrente sprigiona quello lì, ma comunque ci siamo. Adesso manca solo qualche rifinitura, sistemarlo un attimino, renderlo un po' più carino e poi siamo a posto. Posiamo questi che non ci servono più. Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto, grazie di essere stati qui con me e spero che vi sia piaciuto, e quindi come sempre siete mitici e alla prossima, bye bye!